Menù salutista ma dai sapori intensi, uno chef d'eccezione, una location ricercata e tanta voglia di preparare piatti fantasiosi con un tocco unico a cui neanche le celebrità possono rinunciare. Antonio Scaccio, buongiorno, benvenuto a Taranto. Questo corso dedicato alla cucina vegetariana a chi è indirizzato? Tanto grazie per essere venuto qui a Taranto, perché per me è stata una grandissima sorpresa essere accolto così, e per me vuol dire tanto poter divulgare quello che possa essere i principi della cucina vegetariana, quello che è di un approccio a una cucina salutare e soprattutto quella che è di esigenza riguardo a tutti, quella della preservazione dei prodotti tipici e biologici. Da più di 30 anni Antonio Scaccio si dedica con passione e dedizione alla nobilissima arte della cucina. Una vita trascorsa a viaggiare che gli ha permesso di arricchire il suo bagaglio culinario e di conseguenza la sua cucina. Dalla sua esperienza nascono i sapori di una cucina autentica e ricca, attenta alla stagionalità dei prodotti e libera di sorprendere i palati con l'aggiunta di quell'ingrediente che caratterizza lo stile culinario dello chef siciliano. Normalmente si sente dire che la cucina vegetariana non ha un sapore, non è gustosa, invece non è proprio così. Non è proprio così, perché anticamente si facevano tante verdure, soprattutto al sud, di cui le pietanze venivano date con un certo valore, apporti magari un pochettino esagerati con cotture un po' violente, le fritture, i soffritti. Qui c'è un apporto molto più salutistico, però niente da togliere, diciamo, quelli che sono i sapori e i ricordi di una volta, perciò si adoperano le erbe aromatiche che sono molto importanti e si arricchiscono anche con il pizzico di fantasia, soprattutto nelle combinazioni. Sappiamo che i viaggi hanno contribuito molto alla tua formazione culinaria, al tuo stile culinario. Sì, i viaggi mi hanno portato soprattutto a cercare di capire quello che è la materia prima. La materia prima è quella che in effetti è la buona conoscenza per una buona cucina. E ho viaggiato tantissimo, soprattutto all'estero, e ho combinato e ho cercato di fare una cucina fusion, chiamiamola, quelli che sono i sapori un po' tropicali con quelli mediterranei, terrani, che sono di valore inestimabile, ecco. Ma perché, come mai, ma perché? In cucina non ci entro mai. Cosa c'è nella padella? Che profumino. Fai assaggiare un pezzettino. Ma che bontà, ma che bontà. Ma che cos'è questa robina qua? Ma che bontà, ma che bontà. Ma che gustino questa roba qua? Ma che bontà, ma che bontà. Ma che cos'è questa robina qua? Ma che bontà, ma che bontà. Ma che gustino questa roba qua? Nei tuoi viaggi, insomma, qual è stata la località che ti ha più colpito, che magari ti ha trasmesso una ricetta in particolare o qualche ispirazione per la tua cucina? Ecco, io nei miei viaggi sono rimasto molto colpito dell'avocado. Perché è un frutto molto particolare, quasi non in sapore, c'è del sapore, però è neutro, molto grasso, però facilmente accostabile con tante pietanze, e soprattutto in salsa o addirittura come pietanza vera e propria. Con la cucina vegetariana c'è stato un accostamento cui ha avuto riscontro in varie occasioni, e io sono rimasto molto colpito di questo frutto qui, perché mi ha dato veramente tanto, lo uso molto nella cucina mediterranea, soprattutto con i nostri prodotti, cioè nostri, chiamiamolo tra virgolette, perché il pomodoro è stato importato anche dai tropici, la melanzana dall'Asia, ecco, noi abbiamo i capperi, le olive, ecco, i prodotti aromatici che aiutano tantissimo a un buon successo della pietanza stessa. Il nostro intento era quello proprio di far avvicinare la gente alla conoscenza di questa nuova, seppur ormai usata, però diciamo nuova dal punto di vista culturale, perché comunque la cucina vegetariana, per quello che abbiamo potuto notare, è abbastanza ricercata e abbastanza accurata nel, diciamo,
mettere insieme i gusti, i sapori e soprattutto da un punto di vista tecnico, a livello nutrizionistico, hanno dato appunto delle nozioni abbastanza accurate in merito. Prima che sparisca anche questo piatto, questo dolce. Sì, perché non abbiamo avuto neanche il tempo di poterlo dire o di farlo, sono spariti tutti quanti. Comunque possiamo fare una piccola descrizione di questo semifreddo al basilico. Di cui la composizione è stata fatta diversamente in questo piatto qua, perché nasce con anche un croccante di mandorle e pistacchio e del cioccolato, però qui è stata aggiunta con praticamente della della frutta caramellata e del candito d'arancia. È un semifreddo al basilico molto semplice, su cui c'è una base di basilico fresco, panna e zucchero. Tutto quello che vediamo è questo, anche è frutta con... È tutta frutta con... ci sono delle piccole frolline con del cioccolato fondente dentro. Mentre questo piatto, questo qui sono pomodori. Allora, sì, questi sono dei... vengono chiamati petali di pomodoro, sono stati dissemati e spellati, chiaramente lasciati a marinare con sale dell'olio, e qui viene servito con un patè di fagioli chiamato risina, un fagiolo autoctono della... zona di vicino Perugia. Queste alghe sono alghe nori, sono le famose alghe di cui vengono riprodotti i famosi sushi. Ormai conosciuti, sushi maki soprattutto, che sono gli involtini di sushi con alga e riso. L'alga conosciamo perfettamente, che contengono tante proprietà sia minerali che curative. Addirittura sono alcune alghe che aiutano a preservare le difese immunitarie, come può essere la clamat, come può essere la spirulina, che vengono usate anche nell'uso farmaceutico. Mentre, per tornare un po' più indietro, visto che io ho assaggiato gli arancini, il segreto degli arancini, che normalmente contengono anche dei pezzetti di carne, correggimi se sbaglio. Sì, gli originali, in effetti chiaramente tutti i siciliani, quelli morti, si rivoltano alla tomba. Comunque l'arancino ha la peculiarità con il ragù classico con i piselli, però questa è fatta con dei vegetali e le verdure, hanno dato verdure e formaggio. Chiaramente la peculiarità dell'arancino sta tutta nella lavorazione del riso, che è molto importante, qui va mantecato per bene, poi dopodiché è assemblato a forma di palla e riempito con la carne, il pisello, in questo caso con le verdure. Mentre quella che vedo lì, guarda, non so neanche allora, quella lì è la cecina, che sarebbe la farinata o praticamente farina di ceci cotta al forno, tipica toscana. Per concludere l'evento, la presentazione del libro di Antonio Scaccio, una sfida a quanti pensano che la cucina vegetariana sia sinonimo di rinunce. Allora Antonio, il libro è già andato a ruba e in ristampa, hai avuto diciamo dei padrini di eccezione per questo libro. Allora, questo libro qua devo dire grazie anche alla prefazione iniziale, di cui i miei capi, tra cui Dolce Gabbana, hanno voluto omaggiarmi facendo un'introduzione al libro, e loro per primi hanno conosciuto quello che sono un po' alcune ricette fatte anche prova, di cui sono stati innovatori per poi dopo poterli pubblicare. Il piatto che preferiscono in assoluto? Beh, il piatto preferito da loro sono un po' i primi piatti, perciò quello che possa essere la melanzana, la parmigiana di melanzane, che è il piatto più richiesto, poi il timballo di Aneletti. Molto importante è stato anche il tuo blog, giusto? Mi dicevi anche prima. Sì, il blog è stata una spinta in più, è una cosa a cui non credevo così tanto, lasciandomi avvicinare un po' da quello che era la conoscenza di gente che lavora nel campo internet,
perciò anche con social network, mi ha detto: ma tu dovresti fare un blog tuo, una cosa tua. Ha detto: bene, l'abbiamo tirato fuori e secondo me sta avendo il suo giusto successo. Touch and go to number one.